Amina, Stefania ritornano nel luogo natio dove decidono di far crescere i loro figli e di rimettersi in gioco. Con il coraggio di una scelta consapevole, l'attenzione verso un territorio e con la cura verso i più piccoli, avviano un'attività particolare, una libreria per bambini, dove anche i grandi riscoprono un tempo che pensavano di aver perso. Tornare significa ritrovare un sacco di cose, ritrovare delle cose certe, portarne di nuove assolutamente, perché io lo so, avevo un gran bel bagaglio quando sono tornata e mi ero nutrita di tantissime esperienze bellissime. Il ritorno per me è stato una scelta molto importante ma molto desiderata, perché comunque sono stata un po' di anni fuori, ma sono stata un po' di anni fuori per studio, per amore, perché era giusto che stessi fuori. Il ritorno qui è stato per me una grande festa alla fine nella mia vita, perché sono tornata con un figlio e volevo che mio figlio crescesse qui e conoscesse questo posto, e che non è solo Potenza ma è tutto quello che c'è intorno a Potenza. Noi veniamo a piedi ogni giorno in libreria e come ora guardiamo le montagne oggi piene di neve e proprio oggi mio figlio ha detto: che bello stare in montagna, a me piace stare qua. Aprire la libreria a Potenza ha significato un atto sì di coraggio, di un'avventura molto bella, molto particolare, e la possibilità di avere anche qui, anche noi, una cosa che almeno io personalmente avevo visto in altre parti d'Italia. Ne avevo visitate tante di realtà come questa, di librerie indipendenti per bambini che hanno una struttura specifica, hanno una struttura molto, molto delineata sia nella scelta di quello che viene proposto al pubblico, sia nella struttura, nel modo in cui sono organizzate le librerie per bambini. Quindi per me e sullo stesso anche per Amina ha significato questo. Perché no? Perché anche noi no? Io quando andavo in giro pensavo sempre quello, cioè perché a Potenza no? Aprire una attività come questa in un posto come il nostro è stata sicuramente una sfida importante, però io e forse anche Stefania, io sono sempre stata dell'idea che la terra di Basilicata fosse ed è ancora una terra molto vergine. Guardare a quello che c'è oltre la regione mi è sempre servito per capire cosa poter costruire qui, e ancora lo credo, nonostante dopo il nostro ritorno in questi ultimi 7 anni le difficoltà sono state tantissime. Una cosa che ci piace tantissimo è vedere entrare i nonni, perché ci sono moltissimi nonni che vengono qui a scegliere dei regali da mandare ai nipoti che chiaramente non sono qui in regione e che sono lontani, e quindi quello ci entusiasma, ci commuove, perché vedere questi nonni che prenderebbero qualsiasi cosa, farebbero qualsiasi pacco pur di sentirsi più vicini ai nipoti. Questo è veramente quello che maggiormente ci piace, diciamo, della persona tipo che entra qui dentro. Proposta ai bambini perché? Perché con loro si può seminare tanto, perché forse un ritorno al libro, all'oggetto libro, e a tutto quello che ne consegue può essere uno stimolo per nuove curiosità, per andare avanti. Noi questa sfida
l'abbiamo vinta spesso con dei bambini che sono entrati dichiarando spudoratamente: a me non piacciono i libri, a me non piace leggere. E noi abbiamo detto: ok, è un tuo diritto, non c'è problema, non è detto che bisogna amare per forza i libri. E invece, dopo un giro in libreria, un giro a curiosare tra le varie cosine, se ne sono usciti con il libro e con la certezza che esiste sempre un libro giusto per ognuno di noi.